Non c'è più dato di fuggire dalle nostre vite, da quando le terrazze non sono più sgombre. Se sali fino ad affacciarti su di esse, non entri più in quella dimensione che un tempo ti lanciava via. Non c'è più alcuna piattaforma per le stelle, né la città ti appare più capovolta sulla strada del cielo. È scomparsa la casba di palme, si sono eretti i sottotetti, le cuffiette di legno, i pannoloni marci per tenersi dritti. Non ci abbandonare, mi dice l'involontario portiere, ma non basta questa fiducia a ridare vita al vento, sulle terrazze che ti vengono incontro imbrigliate dai fili di ferro, e non si può più correre sui mattoni neanche ad essere un mutante. Non ci abbandonare, mi ha detto l'involontario portiere, ma se non ho ancora trovato il coraggio di abbandonare me stesso. Una pausa per l'applauso era per cercare. Ogni mattina al caffè mi chiedo se esista il colore concreto, non dico il giallo o il giallo di questo pacchetto di tè, e neppure tutti i gialli che ho visto. Questi sono i gialli particolari di cui mi parlano gli occhi. Mi chiedo se esista il giallo originale, pari solo alle forme geometriche, che esistono al di là della loro tangibilità. Ogni volta mi chiedo al caffè se i colori e le forme si portino dentro anche il mistero dei buoni e dei cattivi, al pari del primo frutto di cui nessuno seppe mai il colore. Me ne leggo altre due, sono brevissime. Grazie per l'isolato. Hai mai sentito un esempio che non fosse banale? Perché tutti credono ai luoghi comuni, il bene degli altri, i valori nella fossa, il non provare risentimento, i pensieri scevri da pregiudizi, il bi e il ba che nessuno ricorda più. La nostra vita non è stata banale, perché non abbiamo perso tempo, ci siamo buttati, abbiamo ballato, ci siamo svestiti come fakiri sulle piante dei dolori, siamo rimasti a zero, senza benzina, viaggiando testardi a riserva, fuori campo, siamo arrivati lo stesso. La nostra vita non è stata banale, a parte il dirlo, perché non è un esempio. Questa è l'ultima che dedico da pugliese alla Lucania, anche se lo sguardo è rivolto ad un'altra regione d'Italia. Eppure la Lucania ha qualcosa del nord-est. Saranno le case, rade e sole, gli orti sulle strade e osceni animali a guardarti estraneo, i preti nelle strade, storti e ancora utili, come vecchi ombrelli rotti, eppure i bar pallidi e spogli come sale da barba o d'attesa, non sono le osterie, non sono colli asolani, monti lucani, ma calvari in cantiere. Un palo elettrico troncato, appeso ai suoi fili, da sorreggere, sorretto. Grazie.